La prevenzione nei servizi socio-sanitari, l'importanza del ruolo dello psicologo nella sanità abruzzese, il tema trattato nel nuovo convegno del Centro di Psicologia Clinica e del suo direttore, il dottor Carlo Di Berardino, con il patrocinio dell'Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e di Altra Psicologia, Informazione e Promozione. La convention si è svolta in una sala consiliare gremita in provincia Pescara con relatori qualificati. Qual è lo scopo di questo convegno? Il dottor Carlo Di Berardino. Dunque, lo scopo è simile a quello delle edizioni precedenti. La necessità di organizzarlo in questo momento è dettata dal fatto che siamo vicini a un possibile cambiamento nella gestione dei servizi sanitari e quindi ci teniamo che i politici sappiano che c'è una categoria, quella dello psicologo psicoterapeuta, che può incidere in maniera significativa su un settore generalmente trascurato, che è la prevenzione. La prevenzione è un tema di vitale importanza, perché significa prevenire il danno e quindi risparmiare anche, perché se si vuole risparmiare bisogna intervenire prima, non quando il problema c'è. E quindi noi anche con la medicina comportamentale stiamo lavorando a livello nazionale con altri colleghi, perché le forze politiche che entreranno in campo con la possibilità appunto di cambiare e quindi una programmazione più attenta intorno a questi temi che noi abbiamo elencato e elencheremo poi nel pomeriggio con i lavori dei colleghi della nostra scuola. Caratterizzeranno da alcune tematiche emergenti che hanno necessità di un intervento immediato. Quali, per esempio? Beh, noi siamo partiti dall'ultimo convegno con le dipendenze da internet, poi abbiamo toccato il problema della prevenzione dei disturbi dell'ansia, in particolare i disturbi di attacco di panico, per esempio, o problematiche psicosomatiche che, stando a quello che afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si dice che pare che più che il 65% delle malattie ha una base psicosomatica. Quindi lei capisce bene che se non si interviene su quest'area e quindi tutto viene medicalizzato attraverso l'unico apporto che è quello di tipo farmacologico, non interveniamo su quei processi di cronicizzazione che non riescono a prevenire delle patologie che possono essere evitate. Noi stiamo facendo anche un lavoro sulla cardiologia da anni per dimostrare che, per esempio, intervenendo sull'ipertensione arteriosa si può prevenire l'infarto, per esempio, con un risparmio notevole per la spesa sanitaria. Quindi io penso che questo sia il settore che potrà interessare chi ha volontà effettiva di voler cambiare le cose. Insomma. Una scuola, tra l'altro, dottore, molto attiva, ci saranno dei gruppi di lavoro nel pomeriggio? Sì, molti di questi tratteranno appunto le tematiche che gli ho detto. Un'altra importante è quella dell'intervento dei disturbi post-traumatici. La regione purtroppo ha il record delle problematiche del sisma e quindi anche lì l'intervento qualificato di personale competente è in grado di alleggerire di molto le conseguenze del trauma, che poi a distanza di tempo può dare vita a una serie di patologie anche gravi, che poi ci ritroviamo nell'ambito psichiatrico con disturbi dissociativi o disturbi fobici, eccetera. Lei è sempre molto attivo in convegni di questo tipo e sul territorio, anche per informare i cittadini. Che cosa si differenzia questo convegno dagli altri? Appunto dal fatto di voler rimarcare l'importanza del ruolo dello psicologo, che nell'anno passato con la Lorenzin ha acquisito le caratteristiche di un servizio sanitario a tutti gli effetti. Lo psicologo è diventato una figura sanitaria e quindi come tale necessita di un rapporto di più stretta collaborazione con la classe medica per le ragioni che appunto accennavo. Dottor Luca Giani, rappresentante esponente dell'ARBA. Io sono qua in rappresentanza di ARBA,
Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis, siamo analisti del comportamento, ovvero esperti del comportamento umano che sanno applicare dei protocolli per modificare e motivare i comportamenti nei contesti organizzativi funzionali al raggiungimento di risultati che hanno valore di business ma anche valori sociali. In questo caso applichiamo il protocollo di BBS, Behavior Based Safety, nei contesti sanitari. Cosa vuol dire? Modificare i comportamenti delle persone che non hanno lo scopo di migliorare soltanto la sicurezza dei lavoratori delle aziende sanitarie, ma anche limitare l'impatto di comportamenti a rischio su chi? Sui pazienti. Sono dati alla mano, in Europa e anche in Italia, che uno dei più grandi rischi a cui i pazienti degli ospedali italiani vanno incontro sono le ICA, ovvero le infezioni da assistenza correlate. Cosa vuol dire? Infezioni che si verificano indipendentemente dal problema per cui la persona si è rivolta all'ospedale, ma semplicemente per alcuni errori dovuti molto banalmente a comportamenti che riteniamo di una semplicità incredibile, come lavarsi le mani, che se vengono fatte nel modo corretto e con la giusta frequenza, o se non vengono fatte, possono aumentare la probabilità che vengano contratte queste infezioni, che ad oggi in Italia mietono più vittime degli incidenti stradali e degli infortuni sul lavoro. Quindi la Behavior Based Safety è quel protocollo di azione che in qualche modo mobilita in modo attivo tutto il personale dello stabilimento in modo che possa realmente monitorare e influenzare non soltanto con regole e coercizioni, ma con la costruzione di quelli che vengono chiamati i valori e la cultura organizzativa, quelle prassi di azioni e di agire che alla fine possono portare beneficio a tutta la collettività. Il professor Roberto Truzzoli, docente dell'Università di Milano, lei tratterà un intervento molto particolare, ossia i nuovi approcci per il trattamento delle malattie da stress e il ruolo dello psicologo CBT. In sostanza, in parole povere, in cosa consiste? Praticamente si tratta di imparare a contrastare lo stress attivando una risposta che è antagonista allo stress, quindi una risposta di rilassamento. Ora, ci sono tecniche ben collaudate, alcune vanno su tecniche di respirazione, ma i nuovi approcci integrano una tecnica che è la mindfulness, che di per sé non produce rilassamento, ma ti aiuta a stare nel momento presente, quindi a non correre ansiogenamente in avanti con la mente o rimuginare sul passato, e come effetto collaterale diciamo alla produzione di una risposta di rilassamento. Quindi in sostanza sono approcci che permettono di affrontare diversi disturbi dove lo stress gioca un ruolo sia nell'insorgenza ma anche nel decorso. Siamo con il dottor Antonio Basilisca. La prevenzione e l'intervento precoce nella salute mentale, quali prospettive? Sì, il mio intervento verterà proprio su questi temi. Lavoro da tanti anni in Lombardia su un progetto regionale importante sulla prevenzione, infatti si intitola Prevenzione, Individuazione e Trattamento Precoce di Disturbi Psichici in Età Giovanile, Sviluppo di Processi Integrativi nell'area della salute mentale, perché oggi il tema della prevenzione è molto importante, in primis per la sofferenza dei nostri pazienti, l'altro aspetto che oggi sottolineerò anche per quello che riguarda i costi sull'assistenza ovviamente sanitaria, quindi le ricerche e letteratura ci aiutano da questo punto di vista perché ci dicono che intervenire precocemente attraverso un intervento di tipo integrato multidimensionale noi siamo in grado di ridurre, diciamo così, i sintomi, ma soprattutto di ritardare l'insorgere del disturbo. Questo è un po' il tema su cui poi ovviamente l'articolazione di un progetto su questo tipo di intervento ovviamente è molto complesso, quindi richiede una equip multidimensionale con tutta una serie di interventi non solo ovviamente direttamente sul paziente, ma interventi che noi definiamo attraverso una classica piramide della prevenzione prevista in tre ambiti, quindi una prevenzione universale rivolta alla grande fetta della popolazione, una prevenzione diciamo così, quindi primaria, una prevenzione secondaria direttamente diciamo così, rivolta al paziente con una diagnosi precoce, e poi la prevenzione
terziaria, che riguarda fondamentalmente il trattamento e evitare quelle che sono definite appunto le ricadute o i rischi di cronicizzazione. Dottor Felice Torricelli, Presidente Nazionale EMPAP, Ente Nazionale Previdenza Psicologi, quale ruolo può dare lo psicologo e la psicologia per lo sviluppo dell'Abruzzo, della nostra regione, del paese in genere? Siamo in un'epoca in cui tutte le persone devono fare i conti con la precarietà lavorativa, economica, anche affettiva e relazionale. Su questo fronte c'è tantissimo da fare per dare supporto, sostegno, nuove occasioni di ascolto e anche la possibilità alle persone di tirar fuori le parti migliori di sé, le parti più creative, le parti più resilienti, la capacità di adattarsi a tutti i cambiamenti che il mondo ci mette avanti ogni giorno. Su questo fronte abbiamo tantissimo da fare anche in Abruzzo, e contiamo che i cambiamenti che questa regione sta per affrontare con le elezioni diano nuove possibilità alla psicologia di dare il suo contributo. Come EMPAP, come Cassa di Previdenza, abbiamo un progetto complessivo per riuscire a mettere a disposizione anche una parte delle nostre risorse finanziarie per investire in progetti innovativi che diano benessere alla collettività, ma consentono anche di risparmiare quei soldi che oggi investiamo o sprechiamo in assistenza, che potrebbero invece diventare risorse e sviluppo per questa regione. Dottor Federico Zanon, presidente Altra Psicologia, che tra l'altro è l'associazione più grande di psicologi in Italia, le chiedo: qual è il ruolo dello psicologo nella società civile? Beh, dal 1989, anno in cui è in qualche modo nata giuridicamente la nostra professione, il ruolo è cambiato e si è sviluppato moltissimo. Oggi siamo nella sanità principalmente, sia a livello pubblico che a livello privato, e questo è il ruolo che noi svolgiamo, si può dire, come fondamento valoriale della nostra professione. Però la psicologia sta allargando il suo campo di attività e di influenza anche ad altre tematiche tipiche della società attuale. Ad esempio, tutta l'area della psicologia delle decisioni, che non è prettamente sanitaria. Io stamattina nel convegno parlerò di quello, di un'applicazione della psicologia nell'ambito delle decisioni a sostegno di scelte migliori dei cittadini per il loro stare in collettività. Nel pomeriggio, tavola rotonda aperta anche ai candidati alle regionali. Di seguito, i gruppi di lavoro su questioni di estrema attualità, con gli interventi dei relatori qualificati che hanno trattato appunto questi argomenti. Siamo con la dottoressa Alessandra Di Berardino per parlare di questa tematica, che insomma sono già diversi incontri che voi fate sull'aspetto della cardiologia in pratica. Sì, siamo già, diciamo, al terzo appuntamento e al terzo gruppo di lavoro sperimentale che stiamo portando avanti insieme anche all'Università di Chieti, che ci ha aiutato per ampliare il campione di ricerca, che si è concluso qualche settimana fa con dei risultati molto positivi che hanno evidenziato una riduzione dell'ansia, della depressione, un aumento della resilienza, così come si è anche, come abbiamo potuto constatare, con i gruppi di ricerca precedenti. Chiaramente il tutto è ancora portato avanti come volontariato e ci auspichiamo che possa essere finanziato e far parte proprio dell'impianto della sanità. Oltre all'aspetto testistico, abbiamo utilizzato anche altri strumenti quali il biofeedback, che evidenziano anche altri aspetti legati alla frequenza cardiaca, quindi una riduzione appunto dello stress che si evidenzia in tutto il campione. Lo psicologo psicoterapeuta Massimo D'Alessandro per parlare di una problematica che purtroppo è all'ordine del giorno: la dipendenza da tecnologie. Ce n'è da dire? Allora, la dipendenza da tecnologie fondamentalmente si connota come la dipendenza da internet, che viene declinata in una serie di dipendenze, quali possono essere la dipendenza da informazioni, la cyber sex addiction, la dipendenza dai social media, eccetera. Quindi la dipendenza da internet fondamentalmente non è un'unica dipendenza. Qual è l'approccio da tenere di fronte ad un soggetto di questo tipo?
E come tutte le dipendenze, il trattamento può essere assai complesso, frequenti sono le recidive e poi spesso c'è una psicopatologia sottostante, quindi l'approccio da tenere è a 360 gradi. Bisogna, immagino, puntare anche e soprattutto sulla prevenzione. La prevenzione è un aspetto molto importante perché con la disponibilità maggiore delle nuove tecnologie, ovviamente molti genitori iniziano a domandarsi già da qualche anno se i figli utilizzano il medium internet in maniera corretta e quindi andrebbe fatta una educazione all'uso di questo strumento. Tra gli altri argomenti affrontati, l'opportunità del Fondo Sociale Europeo e poi il disturbo post-traumatico nelle donne vittime di violenza, l'intervento nelle disabilità in età evolutiva, le strategie di prevenzione nella psichiatria abruzzese. Anche stavolta il convegno promosso dal Centro di Psicologia Clinica del dottor Carlo Di Berardino è stato molto partecipato.